Ciao ragazzi, sono Jack, come state? Volevo informarvi che questo video l'avevo già registrato la settimana scorsa, però per via di alcuni problemi ho perso effettivamente il video di introduzione. Quello che andremo a vedere in questo video saranno sostanzialmente 5 punti di Shopify, quindi 5 tips and tricks che potranno esserti d'aiuto se sei all'inizio e che probabilmente non conosci. Quindi resta sintonizzato, metti mi piace, commenta se il video ti è piaciuto e noi ci sentiamo alla prossima. Bene ragazzi, eccoci qua, siamo su Shopify e partiamo subito col primo punto. Andando in impostazioni vedremo qui la voce legal. Adesso ci arriviamo subito. Come sapete, ogni store, qualsiasi sito online, qualsiasi realtà effettivamente online, ha bisogno delle policy. Cosa sono le policy? Sostanzialmente sono queste. La return policy, ci sono i termini e condizioni. C'è la privacy policy, ossia tutte quelle pagine legali che appunto danno una sorta di garanzia al cliente per quanto riguarda, scusate, il nostro store. Farsele fare da commercialista, da avvocati, può venire a costare veramente, veramente tanto. Adesso vi mostro come farlo con dei template base che ci dà Shopify e che devono essere solamente riadattati in base a quello che è il nostro store, le nostre condizioni e tutto il resto. Per farlo bisogna andare su impostazioni, andare sulla voce legal e una volta entrati avremo fatto tutto. Basterà creare come da template e vi farà tutte le pagine. Ovviamente possiamo fare anche questa della privacy policy, possiamo fare questa del termini di servizio e qui invece quella shipping policy e legal notice sono lasciate in bianco. Questo perché? Perché giustamente sta ad ogni, diciamo, imprenditore, a chiunque gestisce un proprio negozio, di riempirle in base a quelli che sono i suoi effettivamente termini di spedizione, condizioni di spedizione, termini legali e tutto il resto. Ovviamente qua ci sono campi da compilare, non è un prendi e parti perché ci sono ad esempio molte zone nelle quali bisogna inserire i dati, ad esempio qua, come vedete, c'è scritto aggiungi il contratto oppure qualsiasi altra tecnologia di tracciamento dati utilizzata e giustamente non possiamo lasciarlo così. Qualora qualcuno dovesse andare, poi si vede ovviamente i form già fatti, eccetera, e quindi assolutamente non va bene. E questo è il primo punto per quanto riguarda le pagine legali. Ci tengo a fare un piccolo appunto che mi sono dimenticato prima. Se non dovesse appunto uscirvi se non dovesse uscirvi la pagina legale, il template, chiedo scusa, il form da template, ultima cosa importante, se non dovesse uscirvi il form come template, quindi replace with template, probabilmente perché avete Shopify in italiano, basterà fare così: andare su Store Languages, Account Language e mettere inglese, Default Language, impostare inglese e sarete a posto. Secondo punto, passiamo a come aggiungere un box nel carrello per far sì che i clienti a checkout possano lasciarci effettivamente una scritta o un qualsiasi cosa. Per abilitarlo è molto semplice, basterà andare su Online Store e vi si aprirà automaticamente la sezione del tema. Andiamo su Customize. Dalla home page andiamo nel carrello, quindi schiacciamo qua, navighiamo nelle pagine, troviamo il carrello. Da qua andiamo su Cart Page e Enable Cart Notes. Questo cosa fa? Adesso vi faccio vedere subito. Andiamo a prendere un prodotto che ho creato poco fa, lo aggiungiamo al carrello e come vedete ci fa vedere il carrello. Una volta entrati qua potremo scrivere di tutto. Come infatti potete vedere, possiamo fare così e al checkout ci troveremo successivamente il carrello con il box di quello che abbiamo scritto. Terzo punto, cosa super importante, super interessante, veramente molto particolare, è il marketing di Shopify. Una cosa super importante assolutamente è quella di seguire il cliente, quindi fare un follow-up successivo ogni volta che un cliente magari acquista, lascia la mail e tutto il resto. Come fare questo? Solitamente si utilizzano altre app come Klaviyo, si può usare MailChimp, ci sono veramente un'infinità di app che si possono utilizzare anche per il mail marketing, eccetera. Quello che andremo a fare qui, grazie a Shopify Marketing, potremo andare a creare delle campagne sia di mail marketing che poi successivamente ci saranno, come vedete, audience building, Snapchat ad, c'è veramente
tanta roba, tra virgolette, diciamo che ci sono comunque cose un po' particolari rispetto a quello che c'era, ecco, tempo fa. Ad esempio, mettiamo email e quindi dobbiamo andare a creare una campagna di email che ricordiamo sarà gratis fino a un tot di contatti che sono 2500, che comunque sono veramente parecchi, cioè 2500 contatti sono abbastanza, specialmente se si è agli inizi. E niente, qua avremo tutti i template sostanzialmente già fatti. Ad esempio, andiamo a prendere questo qua, questo del product. Anzi, voglio vedere una cosa tipo un Black Friday, esempio. Mettiamo caso dobbiamo fare uno sconto, tutti quanti, oppure chi ha ricomprato, eccetera. Come soggetto, magari mettiamo hey. Ok, scusate, ho sbagliato. Come preview text mettiamo hey, that's a gift for you. Ad esempio. E come soggetto mettiamo gift for you. Non ce la faccio stamattina, ok. From, vabbè, c'è lo store tutto quanto. Qua potremmo andare a modificare tutti i template, quindi aggiungere i bottoni, aggiungere pulsanti, aggiungere i divider, aggiungere veramente di tutto. Possiamo aggiungere il prodotto stesso, possiamo fare così, aggiungiamo e possiamo metterlo sotto con tanto di descrizione e tutto il resto. Una volta che abbiamo fatto, possiamo andare su send test email, mandare la mail alla casella di prova dello store, che giustamente sarà fatta apposta per controllare il tutto. Una volta fatto, basterà semplicemente andare qua sulla conferma e successivamente confermare appunto la mail che avete appena creato. Raga, sono in fase di editing e mi sono reso conto che nel video non ho spiegato bene una cosa. Nel video voi all'interno vedete in alto a destra la scritta review. Quello lo si vede solo all'inizio, nei primi 14 giorni, come spiegherò anche all'interno del video, ma non così dettagliatamente, solo per avere una conferma appunto dell'account. Quindi voi per i primi 14 giorni potrete solamente rivedere la mail. Quando invece effettivamente andrete a creare tu il tutto da zero, avete già l'account modificato, eccetera, potrete effettivamente mandare la mail e automaticamente sarà programmata. È una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, spero abbiate capito, se no lasciatemi un commento e poi vi rispondo. Questo funziona solo quando avete un piano già prestabilito, quando sono passati 14 giorni dalla prova di Shopify, così diciamo che ha la garanzia che ovviamente uno non prende e si mette a fare il mail marketing gratis, sostanzialmente. Richiede quindi di aver già utilizzato i 14 giorni di prova gratuiti. Come quarto tip, quello che ho assolutamente è quello della creazione dei blog. I blog sono sicuramente uno dei modi, penso, migliori per creare l'awareness del brand, per creare comunque un po' di social proof, anche per far vedere a chi entra nello store che siamo una realtà ben diversa da quella che appunto si può vedere, quindi immaginare soltanto store, prodotto e basta. E quindi creare un po' più di fiducia. Ad esempio, se non mi sbaglio, Carbon Coco dovrebbe avere, sempre se si chiamava così, ok. E dovrebbe avere ad esempio nella home page tanti collegamenti al proprio blog. Ad esempio, andiamo qua. Ecco, questo qua sarebbe un about us, però come vedete è tanto, ma tanto, ma tanto testo. Qua c'è proprio la pagina del blog dedicata. Quindi oral care, skin care, qua c'è il fashion, fitness, lifestyle, qua social proof con Insta feed, questa app dovrebbe essere. E quindi, come appunto avete immaginato, il blog è sicuramente una delle cose più importanti, specialmente per quanto riguarda un brand, per piantare quelle che sono le proprie, non dico radici, ma comunque per dare un senso di molta più professionalità. Per creare un blog post basta fare così: andare su Online Store, selezionare blog post, come dice la voce, create blog post. Ovviamente ci mettiamo a fare il tutto, ad esempio, blog about video. Ciao ragazzi, in questo video parliamo di blog. Esempio, mettiamo visibile, qua si può mettere un'immagine, si può sostanzialmente editare il SEO, tutto quello che riguarda appunto come se fosse la stessa pagina prodotto, solamente fatto a sezione del blog. Si salva,
Il consiglio che vi do è andate su navigazione, quindi navigation, su menu aggiustate quello che magari è il main menu o il footer, poi ovviamente da lì vedete voi, add menu item, qua fate direttamente blog post, oppure potete fare semplicemente blog e facendo blog vi fa vedere tutte le, vi fa vedere tutte, tra virgolette, le sezioni che avete fatto nel blog. Blog post invece fa vedere solo, solo un post in particolare. Andate su blog, qua mettete blogs, esempio, salvate, dopodiché andate a controllare lo store, ce l'avete qua nel menu del leader e da qui si andrà a vedere appunto il blog. Ovviamente da qui si può anche modificare il tutto, quindi se andiamo nell'edit di Shopify si potrà aggiustare i colori della pagina, si potrà aggiustare il banner sopra, si potranno veramente aggiustare tantissime cose. Ovviamente questo riguarda il back-end di Shopify, quindi ognuno lo fa a proprio piacimento, eccetera. Comunque qui in descrizione vi lascio magari il link di Carbon Coco, così se volete andare a vedere appunto come loro fanno il blog, sicuramente può darvi un grande spunto. Ok, so che lo state chiedendo tutti, so che siete lì che tremate dalla voglia di scoprire come fare adesso, finalmente ve lo faccio vedere. Come sezione bonus, per chiunque sta iniziando, vi faccio vedere come togliere il Powered by Shopify. Quello che tutti quanti odiano, che non si sa perché tutti lo odiano, io personalmente in tutti quelli che sono i miei store brand lo lascio perché mi dà un senso un po' più di professionalità, che è questo qua appunto come vedete. Adesso vi faccio vedere come fare. Andate su Teams, Action. Ci sono due metodi per farlo, o andare su Edit Languages, che è quello un po' più facile, user friendly diciamo. Da qui cercate Powered by, oppure solo Powered. E troverete la voce Powered by Shopify. Schiacciate spazio, salvate. Ovviamente qua adesso aggiorniamo e andando giù il Powered by Shopify sarà sparito. Un altro metodo invece che si può utilizzare è quello di andare sostanzialmente in Edit Code. Quindi adesso vi faccio vedere subito. Qua Edit Code, cerchiamo il footer, quindi qua a sinistra cerchiamo il footer oppure semplicemente scriviamo qua footer.liquid. Basterà fare Ctrl più F powered by e da qui dovrebbe esserci la scritta powered by Shopify che però noi abbiamo già rimosso e da qui invece si può anche ad esempio togliere il link, ad esempio qua nel link mettiamo che ne so nike.com esempio. Possiamo fare così, quando qualcuno schiaccia sul Powered by Shopify, arriverà automaticamente reindirizzato sul sito della Nike. Quindi ragazzi, voi intanto mi vedete da questa perché ho appena finito di editare, prima ero girato dall'altra. Spero vivamente che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace, commentate, scrivetemi anche se vi sono stato di aiuto, magari non riuscivate in qualcosa oppure avevate tralasciato un qualsiasi cosa. Io rimango a disposizione per qualsiasi tipo di domanda, dubbio, dettaglio, potete contattarmi su Instagram o stesso qua nei commenti risponderò a tutti. Niente ragazzi, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro e un buon dropshipping.